Bella Davide, da un'occhiata alla formazione, dovrebbe essere giusta. Ok, no. Contro l'Inter, senza padrone ormai, alla deriva con 4 punti. Mo' gli mando un messaggio a lui e dico: ma se vuoi salvare l'Inter sta ancora in tempo. Tanto non mi risponde. Se a cazzo ha combinato quell'altro. Se sarà offeso di qualcosa. Spero che sia offeso di qualcosa, perché altrimenti vuol dire che è successo qualcosa, perché non si spiega che così. Quindi se si è offeso di qualcosa è meglio, vuol dire che non è successo niente. Se mi è successo qualcosa mi dispiacerebbe. Vabbè, Manchester City Inter, ultima partita del girone, cioè della giornata. Poi domani qualificazioni mondiali, seconda giornata. L'Italia che ha vinto con gol all'ultimo, mi pare, l'Italia, vero? Bene, Belgio, Italia, Inghilterra. Così è così, il Messico è male là. La Serbia che ha perso. Eppure ieri ho perso la schedina per una partita. Mannaggia quella puttana, c'ha 1x a Bari Ascoli. Andava a vincere l'Ascoli. Sono 2 settimane di seguito e perdo i soldi per una partita. Settimana scorsa Liverpool Arsenal. Arsenal Liverpool. E ieri Bari Ascoli, maledizione. Pensate, sono andato a pescare in Serie B perché mi mancavano un paio di partite per far salire la quota. Ho detto vabbè, metto un paio di doppie sicure. Avevo messo, non mi ricordo quale cazzo altra di doppia, ah, il Cagliari Brescia 1x, ha vinto il Cagliari. Questo cazzo è Bari Ascoli, porca puttana, mi mancava solo quello. Poi le altre partite avevo preso tutte. Vabbè. Inizia Manchester City Inter, Manchester City che ha bisogno di punti pure per dare un senso a sto campionato, perché insomma ci si aspettava di più fino adesso. Niente, Coppa d'Africa, se la vuoi fa, dà la formazione pure le convocazioni, che palle, lo so, una rottura dei coglioni, che i giocatori non si conoscono. Se tu comunque la vuoi fa e mi dai la squadra, io ti mando un video della squadra. Squadra attuale, della rosa attuale, dei giocatori più forti che potresti convocare. Se la vuoi saltare, salta, non fa niente, dai. Perché questa è una competizione nuova, non so se tutti hanno voglia di farla. Io la faccio, perché comunque le faccio tutte. Però, non so, dipende da voi, ragazzi. Io a Dick ci siamo, io ho piato il Ghana e Dick la Nigeria. Lo chiede pure a Simone, sinceramente non so se la vuole fare, ma io glielo apro. Secondo me Simone mi piscia. Bella Simone, allora se vuoi fare la Coppa d'Africa, che inizia fra 3-4 giorni, forse pure di meno, e mi devi dare la formazione, la squadra che scegli e cazzo, poi io ti mando la rosa, la convocazione, la solita storia. Sarà un po' cazzosa la cosa perché i giocatori non si conoscono, però visto alla fine ne veniamo fuori sempre. Se riesci a darmi almeno il nome della squadra entro stasera, o massimo entro domani, famo il girone. Che schifo cazzo, ste cimici. E niente, vedi un po', dai, fammi sapere. Nigeria e Ghana sono state già scelte. Allora Davide, come sentivi che stavo a dire a Simone? Sì, entro, diciamo, entro domani, massimo domani, così facciamo pure i gironi. Perché mo praticamente oggi finimo, questa partita finimo la Suprema, sì. La nuova giornata, poi domani facciamo giornata di qualificazione, dura un giorno. E in teoria già da martedì potremmo iniziare. Ah no, c'è stata l'altra giornata di Suprema, se poi c'è sta la Coppa d'Africa. Quindi sì, c'è sta un po' di tempo, dai. Domani sera, massimo martedì,
Pogba lo farà un cazzo le gol, mamma mia. Te fanno gioca dietro, però in fin dei conti c'è stato brutto il trequartista. Pogba secondo me è un giocatore che gioca vicino alla porta. C'è il tiro che non tutti hanno. Mezz'ora a carica attiva, effettivamente pure quello è vero, non c'ha una rapidità di esecuzione proprio invidiabile, però quando riesce a tirare insomma, più che altro tira, il fatto è di scavalcare il difensore, girasse e poi tira, il difficile più di tirare, il difficile è girasse dal difensore e bisogna capire quali sono i giocatori che fanno meglio, che si girano meglio. Tipo Kane è uno che chiappa e si gira che è una favola. Zapata lo vedo un po' più restio. Tanto alla fine la maggior parte dei gol vengono così. Palla all'attaccante centrale che al limite dell'area riesce a girare il difensore, tira. La maggior parte dei gol su questo. Stava a venire mezza rete, scarica PES 2023, ma tanto che cazzo lo scarica a fare? Occupa solo spazio e poi lo cancella. Ma no, più che altro stavo a parlare con Dick che alla fine di questa stagione ci avremo l'idea di aggiornare una ventina di giocatori, quindi magari i più forti, Haaland, Mbappé, Messi che non è più forte come 3 anni fa pure, stessa cosa Ronaldo, insomma aggiornarli con i voti del 2023 insomma, quindi modificarli, però vabbè questo si parla della prossima stagione. Insomma, non è iniziata così, alla fine così. Purtroppo se non aggiornano, cioè il gioco lo aggiornano, però se senza la modalità nostra, come se non esce il gioco. Sta a cercare a casa? A Roma? Ma devi, cioè, sta a cercare di dividerla con qualcuno, credo, no? Dove ci avresti l'università? Che quartiere? Ah, Trigoria, ammazza, oh, è prima di Roma. Non è proprio Roma-Roma, Trigoria. La conosco abbastanza bene perché ci vado tuttora quando mi serve a fargli degli esami medici. Là c'è stato un importante. Ma che cazzo fai di medicina? Non è che va la cosa dei medici lì. Là c'è stato il polo universitario di medicina pure. Sono andato a fare diversi esami per me, per i parenti miei, insomma, la conosco, ricordo, è carina. È pure piena di mignotte, e poi va pure a vedere allenamenti da Roma se vuoi. È proprio carina Trigoria. Però non è Roma, è prima di Roma. Dimmi se può fare qualche intervento qua. In pratica giocate con lo stesso modulo, solo che lui c'ha le seconde punte. Esplodiamo praticamente zero, ho trovato un modo magari non stabile dove vivono altri studenti, quindi ma davvero, sei studi medicina a campus biomedico? Cazzo, complimenti io. Magari fra 20 anni che io sarò un vecchio di merda, se ancora sono vivo mi farei un attack. No, davvero, complimenti io. Sì, lo conosco il polo universitario là. Lo conosco. Ho buttato pure bei soldi, ogni tanto vado a fare dei controlli ai polmoni, intestini, cose, c'è un po' di problemi negli anni con le cose che ho assunto e quindi adesso è meglio controllarsi.
Però, cazzo, sta studiando medicina, non lo sapevo. Bello. Ah, se becchiamo, se abbiamo proprio un caffè direttamente al bar dell'ospedale lì della clinica, quello che cazzo è. Che sonno, quanto è bello dormire la domenica mattina, cosa che io non faccio non so da quanti anni, ormai 5 anni, quando è nato Cristian. Alle 7 e mezza in piedi, anzi cazzo Dio, 7 e un quarto. Che sia domenica, che sia giovedì, che sia mercoledì, non cambia un cazzo. Occhio, 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 aia! Niente di montaggio. Che cazzo è questo? De Braglia? No, Screamer. Come cazzo invece a girare? Cioè, non riesce a girare sta squadra? Ma col Bayern Monaco Francesco, pure lo squadroni dovrebbero annientare gli avversari. Ti dico, per Francesco un po' me l'aspettavo perché comunque non segue le partite. Il Bayern Monaco poi è una squadra fatta che non c'era nel gioco, mi pare, quindi è stata creata. Non lo so, un po' me l'aspettavo, però Manchester City pensavo che avresti lottato per le prime posizioni, comunque giù di lì. Un po' se faccio un tempo. Tutti in attacco, dai. Metti un mediano, due trequartisti. Sterling è un coglione, vabbè. 4-2-2-2, 4-2-2-2. Allora. Lo faccio a mano perché sennò comincia a cambiare tutti i giocatori, metto i terzini centrali, attaccante sulla fascia, lo faccio a mano, famo prima. A 4-2-2 con i trequartisti, no, con le fasce larghe. Quindi allora impostiamo prima il modulo. Agüero per Rodri. Tanto che non gioca Agüero, no? Questo va qua. Non so come devo regolare, chi lo mette come centrocampista centrale. C'è Fernandinho, Gundogan. Oh. Bruyne centrale sta a sinistra. Ah, aspetta, che significa centrale così? Sì, mi sa di sì. Sì, mi si è spiegato abbastanza male. Centrale. Ah, centrocampo proprio. Devo Ah, la uscire. schedina, quello? Sì, devo Mettiamo uscire. a lui, ho fatto un po'. Ottavo.
Ci ammazza che il centrocampo del Bruno, no. Che c'è, Simone? Sì, mo andiamo al parco, dai. Mo andiamo. Parco? Parco, sì. Sì? Ah. È qua, credo che... Chi ce lo mette? Lasci Marez. Marez sta su. Mai visto De Bruyne in questa posizione, vediamo che combina. Questa cosa? Agnero, prima punta. Ok, trequartista, Marez, e proviamo a vedere se combina qualcosa. Che fa? Sì, atteggiamento pure? Tanto, che c'è da aperto. Mancano 20 minuti. No, mettiamo a 4, dai. Cazzo, non sa 4 all'inizio, ok. Aia, Eric si è libero di tirare, via. Lungo, bravo Aguero, si gira, scambia con Zapata, passaggio di ritorno non arriva, si sì, arriva, però è impreciso anche per lo scatto Aguero, non è che è stato proprio dei migliori, non basta scattare, dovessi pure scattare bene, quindi liberarti dalla marcatura. Bruno, lancio lungo, Zapata di testa, la tocca, ma non arriva il compagno, parte l'Inter. Ciao, Eriksen. L'Inter molto vicino alla prima vittoria, per il Manchester City invece, buio pesto. Come fai quando viene il manager? C'era la maschiotta lì, lì in Puglia? La lasci con... Cioè, insomma, le lasciate a distanza. Cioè, rimanete insieme e state a distanza. Come cazzo funziona? Via con te che... Forse non ce l'hai, basta. E manco c'è questo problema. Ah, ok, vabbè, meglio così. Così te fidanzi con una bella romana, no? Bella coatta, così io sto fidanzato con una pugliese, sto fidanzato ci ho fatto due figli con una pugliese, tu stai con la romana. Lukaku, guarda quest'altro, raccomando, dai un altro po' di passaggi indietro, da tanto 10 minuti 2-0 per loro. Guarda quell'altro, quando davanti al portiere la passata indietro, porca puttana, guarda sto gioco, guardi, poteva andare da solo davanti al portiere la passata indietro. Ho già vista fa sta cosa a Simone con l'Italia, Immobile, ancora più clamorosa sta quella dell'Italia. Minchia, poi bau. Quell'altro ha tirato addosso a Aguero.
Finisce qua 2-0. Anzi no, non finisce qua. Vardy non gli va proprio di segnare Vardy, c'ha proprio paura del portiere Vardy. Skriniar Eriksen arriva la prima vittoria dell'Inter, che va a 7 punti. Vabbè dai, niente, fammi sapere il nome della squadra, poi io ti mando quel video con la rosa e con i giocatori da convocare. E stasera, domani. Intanto mi basterebbe il nome della squadra e poi le convocazioni poi fa con più calma. Mi sembra le squadre più forti, te l'avevo detto, mi pare che ce ne sta una addirittura 4 e mezzo, che cazzo era? Costa d'Avorio mi pare. Siamo pure il Senegal, mi pare bravo, 4 stelle. E il Marocco pure mi sa c'ha 4 stelle. Oh, vabbè, comunque dagli un'occhiata. Se ricordo bello, mi hanno lasciato troppo spazio. Ciao Davide, buona domenica e naturalmente forza Salernitana che ve potessero fare 20 gol, porco cane. Quanti sanno i Salernitani? Oggi saranno tanti a Milano, eh? Aspettate almeno 3-4 mila minimo. Dai, se beccamo domani, se sai il nome della squadra che vuoi, scrivimelo sul telefono. Così, porca madosca, così lo do a Dick, se mi dà pure il nome Simone fa gironi, dai, se beccamo, buona domenica, forza Salerno, mo se andate a vedere con chi giocavamo noi così puoi scrivere forza Hellas, manco lo sapevi, giocavamo con l'Hellas, ciao, ciao. Tanto questi sono i risultati: Napoli-Lazio 1-1, Siviglia-Real Madrid 1-0, Bayern Monaco-Tottenham 0-1, Boca Juniors Paris Saint-Germain 0-1, Juve-Milan 0-0, Dinamo Kiev-Arsenal 0-3, Liverpool-Roma 1-0, Manchester City-Inter 0-2. Giornata nera per gli utenti. Classifica: dopo 9 giornate, Liverpool 20, Juve 19, Lazio 18, Tottenham e Paris Saint-Germain 17, Milan 15, Arsenal 14, Real Madrid-Siviglia-Napoli 10, Roma 9, Boca Junior 8, Inter e Manchester City 7, Bayern Monaco 6, Dinamo Kiev, fanalino di coda 4. Prossimo turno sarà Arsenal Napoli, Lazio Siviglia, Real Madrid, Bayern Monaco, Tottenham Boca, PSG Juve, scontro al vertice, bello. Milan-Manchester City, Roma-Dinamo Kiev. Ah, Milan-Manchester City, però. E Inter-Liverpool. Vabbè.